Benvenuti nel canale ufficiale di Autocentri Balduina. In questo video vi parleremo della nuova Audi Q3. Ma prima di vedere com'è la nuova Audi Q3, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video. I primi 10 anni di Audi Q3 sono letteralmente volati ed oggi siamo alle prese con la seconda generazione del fortunato SUV della casa dei quattro anelli. Fortunato perché fin dal giorno del debutto la compatta Q3 ha saputo prendersi una cospicua fetta di mercato, convincendo un pubblico che negli anni si è fatto via via sempre più nutrito. Questa nuova Audi Q3 è cresciuta rispetto al passato, è lunga 448 cm, addirittura 9 cm in più se guardiamo al modello di esordio del 2011. In compenso si è abbassata e allargata, diventando più piantata a beneficio di una stabilità e tenuta maggiore. Un aspetto che sconfina in un SUV dalle sfumature sportive, soprattutto se lo guardiamo nella zona anteriore. Qui i tratti del designer si fanno decisi, con una calandra dalle dimensioni generose o i fari dalla forma appuntita, tanto per citare i due aspetti che saltano maggiormente all'attenzione di chi guarda. Per il resto è anche la praticità tipica dei SUV ad emergere. La nuova Q3 è quindi un'ottima compagna di viaggio sia in città che se si prende la prima autostrada a portata di ruota. In 5 si viaggia comodamente con tanti centimetri a disposizione di tutti i passeggeri, cresce anche il bagagliaio che tra l'altro con questa nuova Q3 guadagna qualche litro grazie alla collaborazione del divanetto posteriore. Questo infatti si può far scorrere di 15 cm andando così a privilegiare o l'abitabilità di chi siede dietro o la capacità di carico. Per chi bada proprio ai numeri, quest'ultima viaggia da un minimo di 460 o 530 litri, la differenza come detto sta proprio nella posizione dei sedili posteriori, fino ad un massimo di 1525 litri nel caso in cui si possano abbattere completamente gli schienali. E veniamo a quella che è l'offerta delle motorizzazioni della nuova Audi Q3. Una gamma semplice che vede tra i benzina l'attacco del 1500 da 150 cavalli, seguito da una coppia da 2 litri rispettivamente da 190 e 245 cavalli. Sul versante a gasolio abbiamo invece solo una cilindrata 2000 TDI declinata nelle potenze da 150 e 200 cavalli. Questi ultimi due possono anche avere la trazione integrale 4, mentre la trazione integrale sui benzina si posiziona sulle due unità più potenti. A margine abbiamo anche la Q3 plug-in hybrid che abbina ad un motore benzina 1400 da 150 cavalli un elettrico da 85 kW alimentato da una batteria a litio. Assieme combinano 245 cavalli di potenza, ma di lei e della versione RS Q3 da 400 cavalli ne parliamo più approfonditamente in un altro video. Se vi è piaciuto il nostro video sulla nuova Audi Q3, mettete un bel pollice su, commentate e seguite le nostre pagine social. Per farlo avete tutti i link nella descrizione sotto il video. A presto!